Lei va spesso al cinema? Beh sì, abbastanza. E che film gli piace vedere? Quelli belli, le cannonate. Quelli con Sofia. Una Filomena Marturano, interpretata da Sofia, sarà veramente una cosa meravigliosa. Per me De Sica è senz'altro un grande attore, ma soprattutto un gran regista. Io trovo che De Sica con Sofia Loren ha fatto sempre dei film meravigliosi. Mastroianni è un po' fanatico, ma è un uomo che si è fatto suo, insomma. Cretino! Cretino! Sei un cretino e fetente! Io mazzino a tutti quanti! Matrimonio all'italiana. Due grandi attori rivivono per voi l'indimenticabile vicenda di Filomena Marturano, la storia che ha divertito e commosso due generazioni. Ne ho bisogno di me. E poi non sono grande, non si devono avvilire. Quando vanno a cacciare una carta, un documento, devono avere un nome. Se la chiama come a me. Quale Mosina? Quale voleva portare qua nella casa mia, col nome mio, i suoi figli, quei figli di... Di che? Tuoi, di puttana! Stanno con decine da maserfa. Tiè, i figli non si pagano. Sto a casa mia sotto il tetto coniugale. Di qua non mi muovono neanche i carabinieri. Ma la femmina si sta, e tale si è rimasta. Fate che parli di tua moglie. Qua moglie? Ma qua moglie? La tua! La signora Soriano, io, me! Ah! Oh, non mi avete fatto! Ma che venne? Alza le mani, le ginocchia. Ah, vai, il cuore. Papangù! Matrimonio all'italiana. In un film eccezionale, due grandi personaggi, due grandi interpreti. O cielo, c'è male sti cose, e c'è l'immagine. Nu guarda. Mi volevo rubare un cognome. Ma conoscevo solo la legge mia, quella che fa ridere, dunque. Non quella che fa piangere. Si una lacrima scende, la luce si studia. No, tu lasciami piangere. Lasciami piangere. Lasciami piangere. Thank you.